con il tecnico del Pisa Luca D'Angelo commentiamo questo pareggio dei nerazzurri a Brescia, un risultato giusto, non sarebbe, sarebbe stata una beffa perdere anche questa partita? Sì, avremmo meritato di più perché abbiamo avuto più occasioni del Brescia, che come ci è capitato molte volte in quest'ultimo periodo, e alla prima situazione pericolosa ci hanno fatto gol, poi abbiamo avuto almeno 7-8 palle gol per passare in vantaggio. La squadra, vi ho detto, ogni tanto si perdeva nei momenti di difficoltà, oggi invece è andata in svantaggio, ha reagito, ha pareggiato e come hai detto ha sfiorato anche il successo. No, abbiamo fatto una buonissima partita di grande spirito, non era neanche facile venire qui a Brescia con una squadra che lotta per salvarsi. Abbiamo avuto grande personalità e ripeto, i ragazzi avrebbero sicuramente meritato di più. Mancano 90 minuti alla fine del campionato regolare, la fiammella è ancora accesa perché il Pisa ha ancora possibilità di entrare nel gruppo delle squadre che si giocano la Serie A proprio. Sì, sì, dobbiamo vincere questa partita e quello è il nostro, deve essere il nostro pensiero. L'ultima nota su Gaetano Masucci, gol anche oggi, è stato ammonito, sarà squalificato, un po' il simbolo del risultato di oggi e un po' anche del momento della squadra. Sì, sì, Masucci, mi ripeto, è un giocatore importante per noi sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnico, calcistico, perché sta facendo benissimo, e dal punto di vista morale. È squalificato, ma darà una grossa mano anche venerdì sera, così come hanno dato una grossa mano oggi i tifosi che ci hanno seguito, e mi sento di ringraziarli, perché anche quando eravamo sotto hanno visto che la squadra lottava su ogni palla, e perciò così siamo consapevoli di dover dargli questa grande soddisfazione venerdì sera. Gaetano Masucci, autore di un gol, forse uno dei gol più importanti della stagione in questo momento. Dai, sono contento di aver fatto gol proprio per questo, per fatto sì di guadagnare un punto che comunque ci permette di andarci a giocare tutta l'ultima giornata. Nel basket c'è un ruolo in cui c'è un giocatore che entra dalla panchina e risolve le partite. Tu in questo momento sei un po' quel tipo di giocatore? No, guarda, ormai comunque è un paio d'anni che subentro spesso, quindi mi concentro proprio in quello. Non è facile a volte, bisogna ottimizzare tutti, diciamo, i minuti a disposizione. In questo periodo diciamo che ci sto riuscendo, spero che questo comunque serva a raggiungere quello che tutti vogliamo. Dai. Un'ultima domanda, prossima partita purtroppo non sarai disponibile, ma come cercherai di supportare il resto della squadra? Cercherò di fare quello che ho sempre fatto, dai. Tutti i giorni H24, portare positività, e poi dopo dall'altro punto di vista io sono molto fiducioso, perché so che i ragazzi mi vogliono bene e io gli voglio ancora più bene, quindi mi regaleranno di sicuro altre partite. Antonio Caracciolo, quando è entrato il pallone di Bisoli, magari qualcuno ha pensato che Pisa fosse già in vacanza, invece non è stato così perché Pisa ha ripreso la partita ed è ancora lì a giocarsi. Sì, fortunatamente, a differenza di altre volte, stavolta la reazione c'è stata. Nonostante il momento delicato, ringraziamo San Masucci che ci ha dato un'altra speranza e affrontare quest'ultima partita in modo diverso. Non dipende totalmente da noi, però noi adesso dobbiamo cercare di resettare, preparare al meglio questa partita contro una squadra che è già retrocessa, però non ha niente, nessuno ti lascia le partite, quindi dobbiamo fare una partita cattiva, poi a fine dei 90 minuti, una volta che vinciamo, vediamo se il destino ci ha dato la speranza di affrontare questi playoff. A 180 o 90 minuti alla fine è inutile guardare la prestazione o magari la parte estetica, serve punti, serve concretezza, e Pisa oggi in un momento difficile ha dimostrato di esserci con la testa e anche con le gambe. Sì, come ti ho detto prima, nonostante questo momento negativo che di solito ci disunivamo nei momenti di difficoltà, oggi fortunatamente c'è stata la reazione. Abbiamo avuto anche altre due occasioni oltre quella di Masucci, quindi dobbiamo cercare adesso di resettare, veramente preparare una battaglia, cioè deve essere una bolgia, preparare come se fosse una finale, perché
come se fosse una prima partita di playoff questa, da dentro fuori. Dobbiamo affrontarla così, che ci può dare veramente la possibilità di cambiare questo finale amaro che stiamo vivendo. Ha detto prima Gaetano, con la sua inzuccata ci ha regalato la possibilità di essere ancora in corsa, adesso dovete fargli un regalo voi di tenere aperta quella porta, diciamo, per cosa? Sì, lo sappiamo, ma penso che, guarda, ne parleremo anche in settimana, cioè ce lo diciamo, nel senso anche lui ce lo chiede. E purtroppo è squalificato, quindi è a fine carriera e ci auguriamo che oltre all'obiettivo personale nostro, di ognuno di noi, di squadre, eccetera, ci sia un obiettivo in più, che è quello di far vivere al nostro compagno un esempio per tutti, uno che ci sta regalando veramente, oltre fuori ma anche in campo, delle soddisfazioni. Ci auguriamo di farglielo vivere in maniera diversa questo finale di carriera.